Il teorema di Roll enunciava che una funzione continua in un intervallo chiuso a e b, derivabile nell'intervallo aperto a e b, se gli estremi a e b avevano la stessa ordinata sul piano cartesiano, allora esisteva un punto c interno all'intervallo e giacente sulla funzione in cui la retta ipotetica passante per questo punto era orizzontale, di conseguenza quello era un punto stazionario, un punto o di massimo o di minimo. In realtà le idee di Roll e di Lagrange erano già state pensate dagli indiani decenni e decenni prima, ma furono loro due che sistematizzarono in toto le idee, trasformandole in veri e propri teoremi.